Cagnacci, penso sia giunto il momento di fare un discorso serio su un argomento frivolo, se lo vogliamo guardare nell'attualità, importante se lo vogliamo rapportare al microcosmo di YouTube, che è quello della condivisione, che è quello dei feed. Perché io ed altri YouTuber abbiamo insistito così tanto nel tempo sulla storia dei feed? Perché diamo così tanto valore alla condivisione? Oggi ve lo voglio spiegare con tranquillità. Perché? Ieri è scoppiata una polemica, l'ho fatta scoppiare io, su segnalazione di altri però questa volta, dove mostravo come Youtube, dopo aver lasciato un commento condiviso su Google Plus ad un video, non avesse proseguito la sua azione con un'azione di maggior condivisione. Quindi mettendo un like o addirittura condividendo il like su Twitter, condividendo il like sulla pagina Facebook, condividendolo dove ritenesse più opportuno. Allora, fatemi spiegare bene una cosa. Qui non sto accusando le persone di essere dei criminali, non li sto accusando di essere dei pezzi di merda. Li sto accusando di un qualcosa relativo al microcosmo di YouTube, quindi non penso ci sia da prendersela di offendersi per una cosa del genere. Ok? Io sostengo e ritengo che ci siano i big di YouTube, quelli che hanno sopra i 100.000, 150.000 iscritti in su, ma anche da 50.000 in su, però da 100.000 in su per rapportarci meglio, ci sono i big di YouTube che cosa fanno? Hanno raggiunto una posizione dominante sul mercato di YouTube, che dà loro un grandissimo potere mediatico, un grandissimo potere di influenza su, diciamo, gli utenti di YouTube, potere che loro utilizzano soltanto per curare i loro interessi. E va benissimo curare i propri interessi, però ritengo che quando si è ricevuto così tanta fortuna da una piattaforma, perché molti degli YouTuber sopra i 100.000 iscritti hanno trasformato la loro passione, il loro divertimento in una professione. Molti di loro possono vivere grazie a YouTube e se possono, e loro lo ribadiscono in molti video, è soprattutto grazie agli utenti che li sostengono con i mi piace, a cui spesso loro chiedono il mi piace, con le condivisioni che possono essere naturali oppure richieste, con i commenti eccetera eccetera. Quindi sono molto consapevoli del potere mediatico, del potere che ha la condivisione, nonostante loro adesso siano a un livello altissimo. Però cosa succede? Che quando sono a questo livello loro sanno che hanno una grossa fetta di pubblico che qualsiasi cosa loro dicono, qualsiasi loro cosa facciano, qualsiasi comportamento adottino, saranno condivisi e questo succede con Francesco Sole, ad esempio. Andate a vedere cosa è successo nell'ultimo video di Francesco Sole. Lui finge di sponsorizzare un altro YouTuber. No, dice adesso che sono arrivato a 200.000 iscritti, voglio iniziare a sponsorizzare un altro YouTuber. Cosa sponsorizza? VeraBess, che è semplicemente una webserie creata da Zodiac Active, che è un network che ha sotto questo network ci sono Frank Matano apparso nei video di Francesco Sole, Michael Righini apparso sotto, insomma, è tutto un rapporto Sistiana apparirà nella prima puntata di VeraBess, quindi sto facendo anch'io pubblicità a VeraBess. Ma guardate Francesco Sole, che è convinto di avere un pubblico di dementi, di idioti, lo sa che sono bimbi minchia, e non ha paura a dirvi in faccia questa bagianata. Io voglio condividere altri YouTuber, e sta condividendo semplicemente qualcuno che gli è stato ordinato di condividere. VeraBess articoli su Vanity Fair, ovunque, andate a vedere, proprio un marketing fatto apposta per la serie. Qualcuno si sarà rivolto a non so quale società di marketing, probabilmente quella di Facchinetti, e che comunque collabora con Zodiac Active, visto che tanti artisti fuori sono gestiti da Facchinetti e su YouTube da Zodiac. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un pubblico becero che non è consapevole delle dinamiche di YouTube e quindi applaude qualunque cosa succeda. E quello che dispiace è che non è solo Francesco Sole un prodotto creato a tavolino, ma sono anche gli altri big di YouTube che qui si sono fatti le ossa. Qual è la differenza tra un Francesco Sole e loro a questo punto? Anzi, vi dirò di più, un Francesco Sole è potuto emergere e può fare questi lavoretti qua proprio perché i big di YouTube non solo sono rimasti in silenzio, ma hanno supportato un sistema per il quale loro sono arrivati ad un vertice e
condividono giusto quello youtuber all'anno, mettono quel like tutto studiato all'anno che magari è amico loro con cui hanno un rapporto, ok? Io dico, adesso è l'esempio di YouTube, ma potrei dirlo a FabiJ, potrei dirlo a Zeb89. Zeb si lamenta sempre che c'è la merda su YouTube perché secondo lui FabiJ è la merda copia. Zeb, metti in mostra qualche gamer che tu ritieni abile. Me lascia qualche mi piace, condividili sulla tua pagina Facebook, perché qui vi faccio una prospettiva. Facebook e YouTube stanno di fatto diventando a pagamento. Voi direte, ma come? Noi continuiamo a usarli gratis? È vero. Ma i creatori di contenuti, che sono quelli che dovrebbero essere più attenti a questa tematica, si stanno rendendo conto che la pagina Facebook ha sempre meno visibilità e che Facebook ogni 5 minuti dice sponsorizza, paga per far vedere a tutti i tuoi iscritti questo post? Vi state rendendo conto che nel tempo il valore del mi piace, no? Il mi piace, è sceso vertiginosamente. Se prima lo vedevano una grandissima maggioranza dei nostri iscritti, oggi solo una piccola parte. E così il commento su Google Plus, quando tu lo condividi, quelli che ci seguono su Google Plus lo vedono in pochi. Perché? Perché Google vorrebbe che si investissero soldi sui nostri canali di pubblicità. Metti il tuo video in alto da qualche parte con una bella campagna AdWords, no? Quindi c'è questo sistema che piano piano ti indebolisce la condivisione di YouTube per fare in modo che se adesso tu vuoi venire fuori devi pagare. Ora io dico, non sto dicendo a questi YouTuber di far la carità, ci mancherebbe altro, o di sponsorizzare la qualunque, ci mancherebbe altro. Io dico semplicemente che quando questi YouTuber trovano un contenuto che a loro piace, di condividerlo il più possibile. Non dico di continuo, non dico sempre, non dico qualche volta, dico quelle volte che avete tempo di guardare un video che vi piace, come YouTube, di lasciare un commento scrivendo è una perla, che problema c'è a dare più visibilità possibile a un video che per lui è una perla? E ripeto, Zeb, ci sono dei canali più bravi di FabiJ, FabiJ è il peggio del peggio, metti in mostra quello che secondo te è il meglio, non usare la tua pagina Facebook soltanto per far vedere che ti hanno... cioè usatele, condividete, io il mio like lo connetto spessissimo, lo condivido su Twitter ci sono 1600 persone, non so in quanti vedranno quel like, però preferisco condividerlo anche lì, perché so che un mi piace condiviso anche su Twitter dà maggiore visibilità. Oppure ho legato i miei commenti alle mie profili Facebook e quando non metto l'hashtag dell'email, quello viene condiviso in automatico sulle pagine Facebook. Ci sono dei risvolti positivi e negativi in questo, perché alcuni contenuti non li ritengo così buoni da condividerli su Facebook, quindi metto l'hashtag dell'email, oppure perché non lo trovo interessante, oppure perché in quella giornata ho già condiviso troppo e magari il pubblico lo vede come un'invadenza, ok? Quindi è ovvio, ok, si può pensare a una condivisione intelligente, non dico di farlo 3, 4, 5, 6 volte al giorno, dire soltanto quella volta che trovate quel contenuto che vi piace, di dargli visibilità. Perché tenerlo per voi? Perché tenerlo per voi? Perché non farlo scoprire agli altri? È un problema di concorrenza? Vi assicuro che se non fate un video al giorno, ok, gli altri non fanno come voi un video al giorno, non dovete temere la concorrenza, perché se nell'arco del mese voi pubblicate un video, tutti gli altri, se pubblicano un video come voi, lo fanno in un altro giorno settimana, quel pubblico vi hanno tolto. Quindi perché io ce l'ho così tanto con questo atteggiamento? No, con queste persone, con questo atteggiamento, per il semplice fatto che loro, pur avendo il potere di far emergere le cose buone su YouTube, no, preferiscono stare lì dove stanno, quando invece sanno benissimo come funziona. Io Tobi, ti dico una cosa. Sai bene che ti pubblicò ai tempi un grandissimo blog di recensioni, ok? Di filmacci. Se quell'utente che gestiva quel blog ti avesse lasciato solo il commento, oggi il tuo percorso sarebbe stato diverso? Forse sì, forse no, chi lo sa, ma c'è un punto che a quei tempi ti diede una grande visibilità. Ti fece arrivare un grosso pubblico che ti ha sostenuto, forse fino ad oggi. Allora io mi chiedo, se hai avuto tu questa opportunità, io Tobi, come FabiJ, come Dario Moccia, come Zeb, come Delly Mellov, come chiunque, come, vi posso dire, Boban Pesov, no? Ok, sto dicendo tutti. Io dico,
Se avete avuto voi questa opportunità, il pubblico vi ha sostenuto così e gli altri creatori di contenuti vi sostengono, perché io vedo i like che arrivano su Twitter, lo condividono su Twitter, no? Dico, se avete avuto, perché non possono averla anche gli altri? Perché bisogna permettere che la condivisione sia spontanea solo sui contenuti di Clapis, solo sui contenuti di Rosario Muniz, di Andrea Di Pre. Quello è il trash, no? Quello va forte, viene condiviso perché, guardate che schifo, guardate, guardate che schifo, e sono loro a dare popolarità a questa cosa. Chi potrebbe mettere una bilancia? Chi ha un potere mediatico? Ecco perché... Io vi dico, non è una questione di contare quanta visibilità porta il mi piace o il commento, fare il peso e il contrappeso. Io dico, no, tu condividi su Google Plus, dove hai 20.000 iscritti invece di 700.000. Mi prendi per il culo che non sai che il mi piace porta più visibilità del commento. E non dovremmo farlo nemmeno sto ragionamento, no? Allora qualcuno mi dice, ma sono uguali. E se sono uguali mi spiegate perché con i loro canali il mi piace sul secondo canale lo mettono. Evidentemente servirà a qualcosa. Io quindi non sto dicendo di stare lì il commento, il mi piace, il macchiaggio, quale che sia completo. Trovate un contenuto bello, usate i vostri social network per farlo vedere. Di Shy non parlo perché lui si iscrive con i Ghost Channel, perché infatti gli utenti iscritti a lui sono iscritti con il Ghost Channel. No, non è che quando tu ti iscrivi col tuo canale vero si vede tra i feed che ti sei iscritto a un canale. Perché ti eri iscritto a un canale che ti piaceva come Marcello Ascani con il Ghost Channel? Qualcuno mi deve spiegare la logica del cazzo che c'è intorno a questa cosa. Allora, questi youtuber qui sono quelli che usano voi, ok, per il loro orticello, però se un giorno voi farete... Voi che seguite con passione, amate questi youtuber, no? Condividete ogni video, li mettete mi piace, eccetera, eccetera, perché vi piacciono i loro video. Se un giorno quello youtuber vedrà un vostro contenuto, avete fatto un capolavoro, l'ultima canzone della Madonna, un documentario, lo vedrà, lui non farà come voi che metterà il mi piace su Twitter, condivide su Facebook, dirà, ah, bello, carino, e fermo lì. Decidete voi se volete essere quelli che spingono per un cambiamento o se volete essere quelli che il cambiamento non lo vogliono perché vi volete fare i cazzi vostri. Ciao.